Per valorizzare le potenzialità dell'università, Mano Invisible firma la nuova campagna iscrizione della facoltà cagliaritana. Per il rettore Maria del Zompo un messaggio di speranza e crescita per il territorio Cinzia Isola. Horizons, Orizzonti. È questo il titolo che Manu Invisible ha scelto per la sua ultima opera che inaugura l'anno accademico dell'Università di Cagliari. Un murale, quello realizzato dal mascherato Street Artist, dedicato al futuro e che, attraverso l'uso sapiente del tratto e dei colori luminosi, racconta la proiezione dell'ateneo cagliaritano ma anche un messaggio di speranza e crescita dopo la recente crisi sanitaria. A tagliare il lungo nastro rosso questa mattina alla cittadella di Monserrato, il rettore Maria del Zompo. Beh, è un'opera. L'opera, la vedete, è un'opera che mh, incarna un po' quello che è il nostro sentimento attuale, cioè quello di essere un momento di eh, nuova crescita, eh, di rinascita dal punto di vista eh, culturale e di conseguenza economico, eh, di sostenere eh, la cultura come ascensore sociale, eh, di convincere i ragazzi e le famiglie sarde. <coughs> che si può cambiare status grazie alla cultura, bisogna avere una motivazione, bisogna che ti piaccia un po' e un pochino di sacrificio, però dico anche che il Sardo è grintoso e che per superare le difficoltà l'importante è che l'università dia un'opportunità, noi questa che stiamo dando, il murales vuol dire questo, un orizzonte che vogliamo anche andare a scoprire insieme. Horizon, è anche un messaggio. Si apre l'anno accademico: un messaggio di, di speranza e anche di invito agli studenti a proseguire i loro studi. Brava, è così, è, è importante perché ripeto: noi faremo delle lezioni in presenza, ma contemporaneamente anche a distanza. Saranno gli studenti a scegliere sulla base delle loro situazioni, condizioni, paure, timori, quello che volete, sono liberi di decidere se farlo a distanza o in presenza. Avremo modo di stare dietro ai vari provvedimenti sanitari senza interrompere il percorso degli studi, come abbiamo fatto peraltro durante il lockdown, insomma c'è tutto perché si possa continuare a crescere. Come di consueto nessuna dichiarazione davanti alle telecamere da parte dell'artista che non è voluto però mancare all'appuntamento e alle foto di rito e quando il rettore, entusiasta del risultato, gli ha chiesto cosa ti ha ispirato, ha detto solo l'università, una risposta all'unica domanda concessa che in fondo vale mille parole.